Dottoressa Stefania Canno, cibo intelligente e da colture intelligenti. Mi raccomando i tempi, poi facciamo una piccola pausa. Lo ostacolo più grande
perché il cibo intelligente entri nelle nostre diete, è in realtà quello che noi chiamiamo il divario dei sistemi alimentari. Da una parte abbiamo che la maggior parte degli investimenti nella ricerca, e questo a livello globale succede, non solamente nei paesi sviluppati ma anche nei paesi in via di sviluppo, anzi direi ancora di più nei paesi in via di sviluppo, la maggior parte degli investimenti vengono indirizzati a tre culture principali: riso, mais e frumento, che guarda caso non sono neanche le culture più nutrienti, quindi tutto è stato speso, viene speso lì. Questo include non solo investimenti nella ricerca, a tutti i livelli, include per esempio spese per lo studio della trasformazione, include anche leggi, sementiere o leggi per la promozione di queste culture. Quindi include sia il pubblico che il privato, per cui è un insieme, non è solamente la ricerca, è tutto che va a favore di queste tre culture. E dall'altro lato abbiamo tutta una serie di culture che potrebbero fornire del cibo molto più nutriente, le cui filiere però sono state o non sono state sviluppate, o se esistevano, come poi vedremo per alcune delle culture di cui andrò a parlare, queste filiere nel tempo si sono perse. Per cui non, da una parte c'è un problema per cui l'agricoltore non coltiva certe coltivazioni, perché poi dice che ci faccio, e dall'altro lato c'è il consumatore che dice vabbè, ma io non sono abituato a questo, oppure ne trovo poco sul mercato. Quindi c'è questo grosso ritardo. E se noi consideriamo più del 50% delle calorie e proteine che vengono consumate globalmente vengono da queste tre culture: frumento, riso e mais. E se guardiamo all'investimento nel settore della ricerca privata, più del 45% di questo investimento è nel mais a livello globale, per cui è facile capire che poi queste culture fanno da padrone. Ci sono stati diversi studi che hanno guardato per esempio a come è cambiata globalmente la dieta e come è cambiato il contributo di diverse culture all'apporto calorico nella nostra dieta. Questo è uno studio condotto che ha guardato praticamente a come è cambiata la nostra dieta dal 1961 fino al 2009. Ancora, questo è uno studio condotto a livello globale, e questo studio cosa mette in evidenza? Che alcune culture, alcune fonti di cibo che potevano essere estremamente nutrienti come sorgo, cassava e mili sono diminuite. Tutto quello che è al di sotto di questa linea significa che la percentuale della nostra dieta è diminuito, tutto quello che sta di sopra è aumentato, e culture tipo frumento e riso sono fra quelle che sono aumentate più di tutti. Quindi questa è ancora un apporto al fatto che ci basiamo soprattutto su queste culture. A validare ulteriormente questa informazione è un rapporto che è uscito di recente, questo è uscito un mese scorso, a febbraio, un rapporto della FAO sullo stato della biodiversità nel mondo, della biodiversità per cibo e agricoltura a livello globale, e questo studio non fa altro che confermare il fatto che noi la diversità è ancora di più diminuita. Se guardiamo, questi sono studi che loro fanno regolarmente, e se guardiamo già la situazione di 2-3 anni fa, stiamo andando ancora di più a diminuire la diversità di quello che coltiviamo. Ci sono circa 6.000 specie che nel mondo vengono utilizzate in un modo o nell'altro come fonte di cibo. Però solamente 9 però sono quelle che rappresentano un apporto importante per il nostro cibo. Il 66% di quello che mangiamo si basa solamente su 9 specie.
un po' pochine. Questo non è solo il discorso della diminuzione della diversità, ma è anche un problema di aumentare la vulnerabilità a livello proprio della sicurezza alimentare a livello globale. La stessa problema si pone anche per il bestiame. Abbiamo 7.800 circa, poco meno, razze locali di bestiame, il 26% di queste sono a rischio di estinzione. E se mettiamo tutto questo insieme al fatto che la biodiversità è estremamente importante per il nostro cibo, già Salvatore ne ha parlato, è quindi fondamentale nei nostri sistemi alimentari, sappiamo che a questo punto i nostri sistemi alimentari sono in grave pericolo. A questo punto voglio portare un paio di esempi di come, per esempio, la diversità di culture in paesi in via di sviluppo negli anni si è andata restringendo e come certe culture estremamente nutrienti sono state sostituite con mais, riso e frumento. L'esempio del mais in Kenya. In Kenya ci sono le zone estremamente siccitose dove tradizionalmente gli agricoltori coltivavano sorgo. Sorgo è un cereale estremamente nutriente. Gli agricoltori sapevano come coltivarlo, sapevano come utilizzarlo e fino a che con aiuti alimentari è stato introdotto il mais. E questo è successo non moltissimi anni fa, però nel tempo praticamente il sorgo è stato completamente sostituito dal mais, anche in quelle zone in cui il rischio di siccità è molto alto e spesso gli agricoltori non raccolgono. Allora, con il sorgo in genere raccolgono 4 anni su 5, con il mais spesso riescono a raccogliere 1 o 2 anni su 5. Quando siamo andati dagli agricoltori a chiederci, ma come mai non raccogliete 3 anni? Dice, c'è certo, noi lo sappiamo che il sorgo cresce meglio, però il mais è più facile. In che senso? Allora, all'inizio della stagione viene il rappresentante sementiero e ci porta il sacchettino di mais, ce lo lascia davanti a casa. Non vuole essere pagato subito, perché noi in quel momento non abbiamo tanti soldi, per cui ci fa un credito. Poi, durante la stagione, ci porta il fertilizzante. Se abbiamo un problema, ci porta i pesticidi. Cioè, ci porta tutto quello che a noi serve e ci risolve i problemi che noi abbiamo. Alla fine della stagione, quando noi raccogliamo il mais, a questo punto lui passa e ci compra tutto il prodotto. Facciamo la differenza su quello che lui ha anticipato e io prendo i soldi. E con quello vado a comprare il cibo al mercato. Poi che cosa compri al mercato non si sa. E questo è il problema, per cui il sorgo, sì, lo sappiamo, è più nutriente. E a quel punto siamo cominciati a rendere conto che bisognava lavorare ad altri livelli. Riso e frumento in Mali e in India. Nel caso del Mali, una fondazione internazionale a un certo punto ci ha dato dei fondi per, si era convinta che in realtà i mini e il sorgo sono molto più nutrienti del frumento e del riso, erano alimenti conosciuti e utilizzati in questo paese, per cui abbiamo convinto questa fondazione a riportare mini e sorgo negli schemi, nei pasti giornalieri delle scuole. Nel momento in cui abbiamo cominciato a lavorare con le scuole e a preparare questi pasti giornalieri per i bambini, e c'è stato, tutti i genitori si sono lamentati. Diciamo come? Voi ai nostri figli date questi cibi che erano vecchi, che venivano dati in passato, mentre nelle città i bambini mangiano riso e frumento. Noi vogliamo che anche i nostri figli mangino il suo frumento, senza rendersi conto che c'era un problema di qualità di quello che mangiavano. Ed è stato a quel punto che abbiamo capito che bisognava lavorare sì con le scuole, però coinvolgendo tutte le comunità. Quindi
far capire e vedere come queste culture che in passato erano utilizzate, nel tempo si sono un po' dimenticate, continuano a essere reintrodotte. Allora, in questo punto abbiamo deciso che era chiaramente c'era bisogno di un nuovo approccio. C'era bisogno quindi di creare un interesse e una richiesta da parte dei consumatori, quindi c'era di creare anche una coscienza e una conoscenza da parte dei consumatori, e bisognava sviluppare la filiera nella sua interezza, cioè non bisognava produrre da una parte e creare una richiesta da quell'altra, ma il tutto doveva essere sviluppato. Ci voleva un approccio partecipativo per tutta la filiera e bisognava avere approcci diversi a seconda se si parlava della popolazione rurale o della popolazione urbana, quindi avere e spesso approcci diversi in paesi diversi. E in questo caso abbiamo deciso di cominciare con Vigli e Sorgo, perché anche questi, riconosciuti come estremamente nutrienti, però piano piano sono andati un po' a sparire dall'alimentazione umana. E la stessa cosa è successa anche qui in Italia. Cioè, lì c'è un certo tipo di miglio in Italia, veniva molto coltivato, veniva utilizzato, negli anni è praticamente scomparso. Giusto per dare un'idea, quando parliamo di migli, in realtà ci sono tantissimi tipi di miglio. Uno che qui da noi non è mai stato coltivato, stiamo cercando di fare delle prove in Emilia Romagna, però è chiaramente un miglio adattato alle zone estremamente aride, estremamente calde, però lì nell'idea di cambiamenti climatici tutto può essere utile, ed è il miglio che in assoluto è il più coltivato e il più diffuso ed è praticamente un cibo fondamentale per le popolazioni dell'Africa e dell'Asia, soprattutto l'India. È in assoluto il cereale che resiste di più alle alte temperature. In India abbiamo fatto delle prove dove questo tipo di miglio riusciva a produrre polline a temperature superiori a 42 gradi centigradi. Ed è anche estremamente resistente alla siccità, ma quello che secondo me è estremamente importante è che è molto ricco di ferro e zinco, e quindi può aiutare ad avere un apporto di ferro e zinco nella dieta e diversificare quello che è il contributo della nostra dieta. E questo è un miglio dunque noi abbiamo lavorato con questo concetto della biofortificazione. Per biofortificazione intendiamo praticamente arricchire una coltura di un certo micronutriente. In questo caso, nel caso del miglio, abbiamo lavorato con ferro soprattutto, perché già era ricco in ferro e c'era una ricca diversità, per cui potevamo lavorarci molto bene, un metodo del tutto naturale, quindi non parliamo di tecnologie, biotecnologie, ma facendo del miglioramento genetico naturale, e per cercare di indirizzare un problema che è molto grave a livello mondiale. Il 21% della popolazione mondiale è affetto da anemia. C'è soprattutto una prevalenza nelle donne e nei bambini, questo quando parliamo di paesi di via sviluppo, per cui cerchiamo di adattare questo problema e vediamo come lo possiamo perlomeno dare il nostro contributo. E quello che è stato spesso quando si parla di biofortificazione, quello che interessa è, ci d'accordo, questa granella è molto ricca di ferro, però quanto di questo ferro poi viene assorbito ed è efficace? Ecco, sono stati fatti degli studi, in questo caso condotti da gruppi, da team di medici, non da agronomi, e in uno studio che è stato condotto in uno stato dell'India, in cui sono stati forniti dei pasti a base di questo miglio biofortificato nelle scuole, è stato visto che dopo 4 mesi, praticamente in cui un pasto al giorno è la base di questo miglio fortificato,
fortificato, quindi ricco in ferro, erano sufficienti per riportare lo stato dei bambini che avevano una carenza di ferro a una condizione normale. Quindi facciamo la prova che si può fare. Un altro, ecco, questo invece è un miglio che è conosciuto anche qui in Italia. Ci sono due tipi di miglio che sono stati negli anni coltivati in Italia. Questo è uno che è il panico, è nativo dalla Cina, però è arrivato qui da noi moltissimi anni fa. E quello che succede un po' per tutti i migli, riescono a crescere bene in suoli molto marginali e poveri, e sono resistenti alla siccità, e sono anche questi ricchi in chi in ferro, chi in calcio, chi in zinco, quindi estremamente ricchi in micronutrienti. Questo è il nostro miglio, anche questo domesticato in Manciuria circa 7.000 anni fa e introdotto in Europa circa 3.000 anni fa, quindi c'è stata una lunga storia di domesticazione e di coltivazione. Nel tempo ovviamente purtroppo l'abbiamo perso, però abbiamo perso un cereale che è, anche questo si adatta molto bene a condizioni di siccità, si adatta molto bene a condizioni climatiche avverse, a suoli molto poveri, questo è un ciclo estremamente breve, per cui è molto favorevole per esempio come cultura tra una cultura e un'altra, come diciamo per occupare il terreno nei periodi per esempio estivi. Quindi in Italia stiamo notando che già c'è una riscoperta di questo miglio. Diverse regioni, diversi coltivatori cominciano a presentare un interesse per ritornare a questo tipo di miglio. Un altro miglio, questo non è coltivato qui da noi, però è molto importante, è coltivato soprattutto in India e in Etiopia, è il finger millet. Il finger millet viene dal nome da finger, significa dito, e ha l'infiorescenza, ha la forma di una mano praticamente. Possono essere più o meno di 5, però dita, però è come vedete qui da questa fotografia. Questo è estremamente interessante perché è molto ricco in calcio. Quindi può portare un contributo di calcio nella dieta in quelle zone in cui non si ha accesso, per esempio, al latte, latticini o altri prodotti ricchi in calcio. Ed è per questo che viene utilizzato, per esempio, in zone molto povere dell'Africa. Il sorgo, qui da noi, io mi ricordo quando studiavo agraria, qui nelle Marche si vedeva parecchio sorgo, anche se era soprattutto per alimentazione del bestiame. Basso, si cominciava già a parlare di ibridi, però il sorgo poi l'ho scoperto che in realtà è molto importante per l'alimentazione umana, in Africa e in India, in Asia, soprattutto in India, è uno degli alimenti base della loro dieta. Considerando anche tutti i miti, è quello che viene coltivato su più larga scala a livello mondiale. Se vogliamo per citare alcune delle proprietà del sorgo, è molto ricco in fibre, ferro, calcio, ha un basso indice glicemico come del resto anche gli altri migli, e soprattutto se parliamo di qualcosa che è anche buono per chi lo produce, ha usi lunghi. Alimentazione umana, alimentazione del bestiame per quanto riguarda la granella, per quanto riguarda gli stocchi, questi vengono spesso utilizzati per l'alimentazione del bestiame nei periodi in cui non c'è niente da dare al bestiame perché tutto è secco e non c'è niente in campo. E negli ultimi anni c'è stato un uso interessante del sorgo come biocarburante, per la produzione di biocarburante. Ed è in questo caso a confronto del mais, mentre nel caso del mais si usa la granella per la produzione di biocarburante e quindi si pongono parecchi problemi sulla sicurezza alimentare, cioè abbiamo utilizzato la granella che potrebbe essere utilizzata per produzioni alimentari per fare del biocarburante.
Nel caso del sorgo sono gli stocchi che vengono utilizzati per la produzione di biocarburante, non è la granella. Per cui la granella può essere raccolta e ancora utilizzata per l'alimentazione o umana o del bestiame, mentre dagli stocchi si estrae uno sciroppo che può essere poi utilizzato, che viene utilizzato per la produzione di biocarburante. Quindi chiaramente una fonte addizionale di reddito per chi lo produce, quindi buono anche per l'agricoltore. Una cosa che non ho detto ancora è che tutti questi vini, compreso il sorgo, sono naturalmente vini glutine. Quindi se abbiamo un problema per diete con assenza di glutine, anziché andare a utilizzare prodotti che derivano da colture con presenza di glutine, il glutine è stato tolto, utilizziamo prodotti che naturalmente non hanno glutine. Ecco, questo è un tema. Per parlare nel caso del sorgo abbiamo una diversità di tipi che è assolutamente incredibile. In alto quello è un tipo che viene coltivato nell'Africa occidentale, in basso questo viene coltivato soprattutto in Africa orientale e in alcune zone dell'India, un po' più basso con grani, con chicchi bianchi, traslucidi, abbastanza grossi, e questo era un po' il tipo che si vedeva qui dalle parti nostre, almeno quello che riesco a ricordare. Però il sorgo è anche questo. È anche questo. Ecco, alto 2 metri o 3 metri, quindi c'è una grandissima diversità e quindi diverse opzioni a seconda se si deve utilizzare per la granella, se si deve utilizzare per l'alimentazione del bestiame, a seconda. Questo per esempio è un tipo di sorgo che viene utilizzato soprattutto per l'estrazione del biotanolo, il biocarburante. E quindi per riassumere quello che dicevo, diciamo, queste colture sono buone per te, perché hanno tutta una serie di caratteristiche nutritive che sono buone quindi nella nostra alimentazione. Sono buone per il pianeta, perché hanno bisogno di meno acqua. Allora, tutti questi vini si possono considerare come colture estive qui da noi, perché se le confrontiamo al mais, che è il cereale estivo per eccellenza, chiaramente consumano molto meno acqua. Ci sono diversi studi, questi sono alcuni dati che sono stati prodotti, questi erano stati prodotti in India. Comunque si vede che il mais, qui parliamo di mais in caso soprattutto di pioggia, sono 500, il mais non può crescere al di sotto di zone dove piove 500 mm, mentre il sorgo per millet e finger millet siamo nella zona tra 350 e 400 mm di pioggia. E quindi aiutano a fermare la desertificazione. Che nei paesi in via di sviluppo, per esempio, sia in India che in Africa, sono le ultime colture prima di arrivare al deserto. Se gli agricoltori smettono di coltivare queste colture, il deserto avanza. Eppure è estremamente importante mantenere queste colture. Ma soprattutto richiedono meno fertilizzanti, meno pesticidi, per cui la cultura nella sua interezza produce meno emissioni. Perché quello che noi dobbiamo spesso ricordare è che l'agricoltura, sì, parliamo spesso di agricoltura come vittima dei cambiamenti climatici, ma l'agricoltura è anche causa, un tipo di agricoltura è anche causa dei cambiamenti climatici. Infatti, per esempio, l'11% delle emissioni totali di attività umana viene dall'agricoltura a livello globale. Per cui qualsiasi attività, qualsiasi cosa che noi possiamo fare per ridurre queste emissioni è un aiuto a ridurre gli effetti del cambiamento climatico. E l'uso dei fertilizzanti è uno delle fonti più importanti. Fertilizzanti e chimica in generale è una delle fonti principali di emissioni.
abbiamo detto che devono essere anche buoni per l'agricoltore e praticamente queste sono già colture tradizionali per una larga componente di popolazioni. 2,5 miliardi di agricoltori nelle zone più aride vivono di queste colture, anche se negli anni, come ho fatto vedere prima, queste sono state ridotte, sono state sostituite da altre. Sono facili da coltivare per gli agricoltori perché c'è ancora conoscenza, quindi dobbiamo intervenire prima che questa conoscenza sparisca. Portano diversità in azienda, che poi dall'azienda passa per la nostra dieta. Però avere diversità in azienda significa anche avere un'azienda che è resiliente, che riesce a rispondere. Se una cultura fallisce, c'è un'altra che aiuta. E quindi, e soprattutto ci sono una moltitudine di usi di queste colture che ancora devono essere esplorate, quindi c'è una potenzialità ancora sconosciuta da vedere e da esplorare. Alcuni esempi di quello che penso sia un po' di storia di successo di quello che abbiamo fatto in questi anni. In India, per esempio, con l'aiuto del ministro dell'agricoltura dello stato del Karnataka, originario dello stato del Karnataka, grande conoscitore di lingue, grande stimatore di lingue, lui, avendo lui come alleato, praticamente siamo riusciti a reintrodurre negli schemi di pasti delle scuole il miglio e almeno un pasto al giorno. E con l'aiuto sempre del ministro siamo riusciti anche a convincere i genitori che questo era un pasto nutriente. In Kenya sono stati utilizzati due approcci diversi, uno nelle zone rurali in cui si è lavorato con gruppi di donne, guardando per esempio facendo delle scuole di cucina per vedere come questo miglio, questo sorgo potevano essere utilizzati, mentre nelle città per indirizzare soprattutto una popolazione di giovani. Si è fatta, lavorando con una emittente televisiva, si è messo su uno show tipo un master chef locale in cui tutte le ricette che venivano preparate dovevano essere a base di sorgo o miglio. E questo ci ha avuto un grandissimo successo al punto che c'è stato un incremento delle vendite di sorgo e miglio nei supermercati, soprattutto noi abbiamo guardato soprattutto a Nairobi, però c'è stato un incremento dell'uso. Stesse simili storie sono anche successe nell'Africa occidentale, soprattutto in Senegal, in Mali e in Malawi, dove si è lavorato molto anche qui con gruppi di donne per collezioni di cucina nelle zone rurali. E spesso uno dei lavori di base fatti con gruppi di donne è stato quello di guardare alla produzione di cibo per lo svezzamento dei bambini. Quello è un periodo molto critico per quanto riguarda la nutrizione di questi bambini, perché sono fasce, quindi i livelli di malnutrizione sono molto alti. E per concludere voglio dire che certamente una delle lezioni che abbiamo imparato da questo lavoro è che bisogna riconsiderare quelli che sono i modelli di ricerca, di sviluppo e di aiuti internazionali. Abbiamo fatto un po' di casino, diciamocelo francamente. Abbiamo pensato di adottare gli stessi modelli che potevano andare bene in un certo contesto, in contesti completamente diversi, introducendo cibo e coltivazioni che non erano adatte per quelle zone, per cui questo va considerato. Sicuramente un messaggio molto importante è quello di lavorare insieme, cioè non possiamo lavorare da una parte gli agronomi, dall'altra parte i medici, dall'altra parte l'extension service di diversi paesi, bisogna lavorare insieme, fare team e guardare a quelli che sono i problemi di tutta la filiera. La scuola e l'addestramento sicuramente hanno un ruolo essenziale,
perché di queste cose spesso non se ne parla nelle scuole, non se ne parla nell'università, e questi devono essere argomenti di studio a livello delle scuole. Dobbiamo preparare i tecnici futuri avendo anche queste nozioni. E soprattutto quello che è stato chiaro è che il cibo intelligente, inteso come buono per te, buono per il pianeta e buono per l'agricoltore, aiuta, può avere un buon contributo per ridurre la povertà rurale, ridurre la fame e la malnutrizione e il degrado ambientale. Sicuramente c'è qualcosa che noi qui, per esempio in Italia, possiamo imparare da quello che è successo e che è stato messo in piedi e è stato impostato in altri paesi, anche in paesi di altri sviluppo. Quindi non è solo qualcosa che noi portiamo lì, ma qualcosa che noi possiamo recepire da quello che è successo in alcuni di questi paesi. Con questo ringrazio per l'attenzione.